Partiamo bene. Come minimo dovrò veramente dividere in più parti la lezione perché l'ultima volta ci ho impiegato mezz'ora. Ok. Eccoci, ci siamo finalmente. Bene, finalmente siamo arrivati al boss finale dopo questa scena di intermezzo. Allora, spero di non impiegare 100 anni, appunto perché l'ultima volta ho impiegato 100 anni. Allora, un consiglio che do contro Malefor per ammazzarlo è non usate l'attacco pesante triangolo, perché triangolo siete troppo lenti. Usate il quadrato qui, l'attacco. E quando vedete che sta per fare questa cosa qui che ha appena fatto,
allontanatevi e quando spa le palle di fuoco schivate. Allora, non me ne frega qui dice ci picchia molto. Muori! Ok. Ogni volta che togliamo tot vita ci ridà indietro delle gemme vita. No, ma ci sono sbagliato! Aiuto, aiuto! Oh! Teoricamente adesso se va? No. Vai, 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 ancora, ancora, ancora! Se siamo fortunati, non muoviamo 100.000 volte. Aspetta, aspetta. Ci dico due volte. E ora spara ancora il coso! Spara un'altra volta. E fa ancora. Basta! Le ha prese tutte cinegre, non male. Perché quando c'è il pick up, cioè quando ovviamente siamo, non si sta giocando in due, l'altro drago, non, anche se le prende, non le prende veramente, cioè i piastri non scendono. Ah ok, ha fatto male, molto bene. Anche se usiamo la furga non li togliamo tanto. Lo devo cambiare. Devo mettere cinere perché questo paio sta per morire. L'importante è almeno finire questa parte perché ovviamente si divide in più parti questo stronzo. Non gli tolgo un tubo con la furia! Ok, forse a spaglia ha ripreso. Ok. Dai, dai, qua sei andato. Anche se più parte è quasi andato. No. No, 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 no. Aiuto! Aiuto! Oh! Oddio, ragazzi, vi giuro che sto tremando! Vai! E prima parte è andata! No, io ragazzi vi giuro che ciò sto tremando perché ho paura di morire. Molto bene, adesso evitiamo di morire anche qua e prendiamo le ammazzate. No, solo volta! Appunto, solo volta. Molto bene. Vabbè, ovviamente adesso ci fa ripartire da qui, non è che ci fa ripartire il punto di prima. Che sia Mac, Madonna, se Madonna se lo osa. Bene, ovviamente ci fa ripartire. Ok, beh, il fuori la toglie, però non è che toglie tanto. Però toglie. Ok, ridammi vita, ridammi vita, bastardo. Posso anche... Ok. Quando non togli più tanta vita è perché allora... Bene, più li tolgo, più quella roba si toglie. Guarda, già fatto! L'ho già ammazzato. Muori! Per la seconda volta! Ok. No, ho sbagliato il pulsante! Ho sbagliato il pulsante! Dalla agitazione, maledizione! No, no, no! Cos'è? Cosa leggo lì? Posso potenziare al massimo sbaglio? Ho letto veramente il massimo? Vai! No, io dalla agitazione sbaglio anche i pulsanti. Ancora!
E hai quadrato? Sì, grande. Aiuto, siamo finiti nel vulcano. Ok, parte finale, però... No, non voglio finire questa cosa solo per potenziarmi. Io non mi potenzio. Scateno la furia! Pronti al vostro massimo, distruggilo, distruggilo! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Non facciamo vedere un tubo di potenziamento. Tanto di mostre lì che fa. Vai, 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 cioè non ti bloccare. Vai! Incredibile! Incredibile! L'abbiamo finito in meno tempo che in poco tempo che l'abbiamo finito più in fretta di quello che pensavo. Cioè, quasi finito! Allora, va bene, io schiaccio con prima che devo usare veramente. Spyro, mi spiace. Mi spiace davvero. Non importa, è finita adesso. È la fine allora. Spyro, quando un drago muore, non lascia del tutto questo mondo. Il suo spirito sopravvive, legandosi alla natura e offrendo una speranza per il futuro. So che cosa devo fare. Allontanati da qui, Cinerea. Spyro, no. Non hai nessun bisogno di farlo. Andiamoci. E dove, Cinerea? Non rimarrà nulla. Il mondo si sta disgregando. Ma io voglio impedirlo. Questo è il mio destino. Allora sono con te.